Quando uno speleologo o un aspirante tale entra per la prima volta in grotta, attacca all'ingresso un elastico e mano a mano che ci si addentra a quelle profondità, l'elastico tira sempre di più e ci inizia a chiamare verso l'esterno. E allora si assiste a corse affannose per venire fuori, a desiderare di andare, ma se ci si spinge abbastanza in là, quell'elastico si assottiglia fino a spezzarsi. E allora non resta che rimanere lì e godersi tutto il tempo di vita nel buio e in equilibrio con l'ambiente. Quando quell'elastico si spezza, allora sei diventato uno speleologo. Speleologia è un po' l'ultima frontiera, no? Si dice, sono gli ultimi luoghi ancora inesplorati. Ed è bello perché quando tu esplori non sai cosa trovi, quindi potresti trovare una cosa che chiude e quindi tu magari ti ostini a scavare, a cercare, però poi chiude e basta, gioco finito, torni indietro, oppure si apre e lì ti si apre un mondo nuovo. E generalmente quando succede, succede a volte per studio, attraverso per esempio i rilievi, a volte per caso, perché arrivi là e ti viene l'intuizione giusta. E di diverso c'è che, per esempio, per me, quando entri in grotta, a volte ti riesci a chiudere il mondo fuori alle spalle, cioè proprio chiudi la porta e pensi a quello che devi fare là, no? Ti dai un obiettivo. E cerchi di fare quello in giornata. A volte vai solo così per divertimento, a volte invece ci vai per risolvere delle cose che ti porti da fuori, quello sì. In grotta c'è la parte adrenalinica dove metti alla prova le paure, quelle ataviche che abbiamo tutti, insomma, del buio, dell'ignoto. E poi c'è invece la bellezza, la scoperta che dietro a un angolo buio, insignificante, magari ci sono delle meraviglie in mezzo magari al grigiore o il marrone del fango più appiccicaticcio, trovi delle concrezioni bianchissime che sembra che sia impossibile che siano lì, con forme che a volte sembrano che vadano contro le leggi della gravità. E alla fine quello che mi porto a casa quasi una volta è proprio quello di avere avuto quasi un rapporto intimo con la montagna, cioè proprio un contatto fisico. Mi dispiace farmi la doccia quando torno a casa, se la grotta era fangosa, meglio. Uno pensa che nel sottosuolo c'è solo terra. In realtà c'è un sacco di vita. Non sembra, ma sotto 300 metri sottoterra c'erano organismi, c'è acqua. A volte penso che si possano arrivare in luoghi pericolosi nella vita. Io almeno sono arrivato in posti che mi hanno messo in pericolo. Però ero perso, non avevo il controllo. Lì invece ho avuto una sensazione proprio di controllo totale sulla mia vita. Forse perché ci sono meno cose su cui concentrarsi in quel momento. C'è la corda, ci sono i moschettoni, c'è i compagni, però al di fuori di quello c'è la roccia attorno e non c'è nient'altro. E la mente diventa lucida, la mente si ripulisce, diventa ti senti più a contatto con te stesso.
e questo l'ho sentita forte, oltre che anche l'orgoglio di aver finito, l'orgoglio di aver cominciato qualcosa, averla finita, anche perché appunto all'interno non puoi decidere di tornare indietro, e non si può mollare. Vorrei capire cosa significhi facile per Fabio. La questione fondamentalmente è stata riuscire a superare la paura dell'affidare comunque la mia vita a quelle corde e nel fare comunque un'attività che può metterti a rischio. E quindi era proprio una questione di scelta, cioè o accetti le tue paure o le superi. E mi sono ritrovato là, ho visto i compagni che si stavano mettendo l'imbrago, che anche loro comunque avevano la mia stessa paura, e allora ho deciso di buttarmi e di provare anch'io. Ho visto che in grotta sono stato fondamentalmente bene. E ho provato insieme alla paura e alla tensione una forte sensazione di tranquillità. Mi sono ritrovato con la mente totalmente vuota e ho avuto modo di vedere che anche il mio fisico risponde molto bene a questo tipo di attività, che comunque non è scontato. E quindi la mia intenzione è quella di rimettermi a contatto con queste sensazioni e di continuare a provare e anche a superare i miei limiti mentali soprattutto. Sono entrato un po' in contatto con la paura mia dell'altezza e del lasciarmi andare, no? Fondamentalmente il calarsi dall'alto, c'è quel momento in cui uno lascia tutto il peso sulla corda e si affida completamente, e non è proprio, non è automatica come cosa, è un po'... bisogna prenderci confidenza e sono felice di averlo fatto, perché non avrei mai pensato di provare divertimento nel provare paura nello stesso momento. E normalmente salgo su un albero di 3 metri e ho paura, mi paralizzo. Lì ero sospeso a 15 metri di altezza sulla roccia, attaccato a una corda di 1 centimetro di diametro, e mi sentivo a mio agio. Ho avuto bisogno e ho sentito molto la presenza degli istruttori che c'erano vicino a noi e anche dei miei compagni, perché c'era nel momento in cui ci guardavamo di fronte ai pozzi, di fronte ad alcuni cunicoli in cui dici no, io lì non ci passo, ci guardavamo, sorridavamo, facendo spallucce ci davamo coraggio e andavamo avanti. Non posso negare che all'inizio, io avevo già fatto mesi fa questa esperienza, e all'inizio comunque ho avuto un bel po' di paura, nonostante io sia abituato a fare anche degli altri sport estremi in montagna, però la paura te la porti ovunque, come nella vita, no? E sì, anche in questa occasione all'inizio c'è stata un po' di paura, però strada facendo guadagni la fiducia in te stesso e nei tuoi compagni di viaggio. Quando mi sono mosso da solo per provare ad uscire dalla grotta domenica, praticamente sono riuscito a fare un paio di passaggi e poi mi sono incastrato perché mi sono perso. Lì sono andato nel panico un attimo e ho pensato: e adesso cosa faccio? Allora
ho pensato un attimo di respirare, di concentrarmi, di arretrare, di fare un passaggio indietro e di ricominciare, di cercare un'altra via, una nuova via. Ho sentito dell'aria arrivare verso di me e di solito dove arriva l'aria c'è l'uscita della grotta. Quindi muovendomi in quella direzione sono riuscito ad uscire. E questa cosa mi ha rafforzato e mi ha dato un'ulteriore fiducia in me stesso. Nelle mie esperienze di vita passata non ero abituato a soffermarmi sulle cose importanti, a pensare e ad agire in questa maniera. Ero sempre abituato ad agire d'impulso e quindi ad incastrarmi sempre in situazioni anche sconvenienti. Ogni volta che vai in grotta ti devi rapportare con l'ambiente, non lo devi mai sottovalutare. E questo mi porta a fare molte considerazioni in quello che faccio. Il fatto anche di prepararti anche a livello proprio tecnico per poter affrontare un problema. Tutto si può superare, ci sono determinate cose che però devi sapere. E per me mi ha dato molto questo, cioè mi ha dato la sicurezza in quello che faccio e soprattutto mi ha fatto capire che sto bene quando sto assieme ad altra gente. E mi piace quello che riesco anche a trasmettere. Quello che noi facciamo è un'attività sempre di gruppo. Non è un'attività individuale ed è questo che mi ha affascinato tantissimo quando io ho cominciato a fare speleologia. Non era andare in montagna a dire mi trovo la parete e comincio ad arrampicarla, arrivo sopra. No, qui si entra con delle persone. Tu condividi l'ambiente nel momento che cominci a preparare, a programmare l'uscita, quando prepari il materiale, quando entri in grotta, condividi l'ambiente con le persone, ti soffermi, aspetti, non vai mai avanti, aspetti sempre, sei sempre in contatto con la persona che ti è davanti e con la persona che ti è dietro. È un seguire, un capire anche cosa stanno facendo gli altri. A me certe volte piace mettermi in un angolino, spegnere la luce e lasciarmi andare con la mente. Ti passano per la testa tantissime cose. Senti anche, delle volte senti l'aria, perché dall'ambiente grande a un ambiente piccolo, bene o male, senti dei flussi d'aria. Però il silenzio totale, proprio non c'è rumore, tranne quel gocciolio, quella gocciolina che cade, quel plic, 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 che ti spezza un po' l'ambiente. Ma è una cosa stupida, però quel silenzio lì fuori non lo troviamo, non esiste. Queste esperienze particolari che vivo in maniera particolare, il fatto di poterle condividere con altri per me è quasi un'esigenza, cioè mi piace l'idea di riuscire a portare fuori quello che c'è dentro e portare dentro le persone, insomma. A maggior ragione l'esperienza che ho avuto con i ragazzi è stata bellissima, perché ho avuto un riscontro che non ho mai avuto prima. C'è stata una condivisione e un'apertura di quello che si è vissuto, che è stata molto, molto particolare. Mi ha fatto sentire meno solo, mentre di solito quando racconti quello che vivi a qualcuno che non ha provato, o anche con qualcuno che si è riuscito a portare, che però non ha una libertà, diciamo, di espressione, non sai mai come è stata vissuta l'esperienza. Invece con loro ho avuto un ritorno
meraviglioso, cioè, per me è stata un'uscita arricchente, una delle più belle uscite in grotta che ho fatto, nonostante la grotta sia una grotta che abbiamo visto centinaia di volte ormai. Si arriva ad avere un'intimità con le persone che raramente si trova fuori. Io anche con gli istruttori sono riuscito a fare delle belle chiacchierate e non pensavo che avrei trovato un contatto così profondo con loro e durante uno sforzo fisico alla fine, perché comunque si sta facendo uno sforzo fisico, è un viaggio e comunque anche durante il viaggio si comunica con le persone. E è stato interessante perché sono uscito con una consapevolezza sia di me ma anche delle altre persone più profonda di quella di cui quando sono entrato, e le sensazioni che ho avuto e condividerle anche con loro è stato emozionante. Mi sono trovato molto in relazione con gli istruttori e quindi c'è stato proprio un bel contatto umano, perché ci sono stati dei momenti dove io volevo mollare, tornare indietro e gli istruttori mi hanno riportato sul momento, facendomi capire che per come mi vedevano loro io ce l'avrei potuta tranquillamente fare nel continuare. Quindi mi sono trovato completamente in relazione con gli istruttori, poi anche con i compagni, e ce l'ho fatta ad arrivare fino alla fine. Successivo alla fine del corso è che per me l'importante era riuscire a tirare fuori la gente dai pozzi, cioè quello che volevo fare era aiutare le persone che come me erano finite in una situazione difficile, perché ti ritrovi da sola in un altro posto, a metterti comunque alla prova e tirare fuori il coraggio, insomma, di fare qualcosa di diverso che prima magari non avevi mai fatto. Cioè, quando capisci che volendo puoi superare le tue paure, basta buttarsi con testa, con metodo, con le giuste nozioni, comunque basta buttarsi, le cose le superi, come qualunque cosa nella vita fondamentalmente, ti viene la voglia, se non il bisogno, di rimetterti di nuovo in gioco e dire sì, ma adesso vorrei qualcosa un po' di più, un po' di... Non so se è una pura ricerca dell'adrenalina o se è una sfida con se stessi o tutte e due le cose nello stesso momento, ma è vita, no? Nei momenti in cui pratico questi sport comunque sono sempre ben concentrato in quello che sto facendo, la mente è molto sgombra e non ci sono pensieri negativi o altro. Cioè, è un momento in cui stare con te stesso e con i tuoi ragionamenti e ascoltando la tua anima, secondo me. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto le calate, che è stato diverso rispetto a quando eravamo in palestra di arrampicata. Ci sono stati dei momenti in cui siamo scesi in questi pozzi di 15 metri e avevo la corda in mano, dopo aver fatto tutte le
le procedure per sganciarsi, avevo in mano la corda con la mia vita in mano, ed è un parallelismo che è quello che mi porto più a cuore, mi tengo più stretto, il fatto di avere in mano la mia vita. Si torna. Esploreremo ancora. È una grande stop exploring.